Marco Lillo alle vecchie segherie Mastro Totaro per conversare su di padre in figlio. Innanzitutto, che effetto fa comunque essere in un luogo che un tempo era deputato al lavoro e dove di padre in figlio si sono trasmessi dei valori importanti? Beh, questa ex segheria è un posto pazzesco, un bastione meraviglioso e spero che la presentazione sia all'altezza della location, diciamo. È una storia bella di famiglia. E la famiglia è il punto forte dell'Italia. Nel libro racconto, ecco, anche i vizi a volte che ci sono in alcune famiglie molto importanti nel nostro paese. Il giornalista alle volte corre il rischio di passare per politicizzato, soprattutto se racconta delle storie che sfiorano le vicende dei politici, ma è un vizio tutto italiano questo? Beh, diciamo è un lungo discorso, nel senso che c'è un po' di colpa di noi giornalisti che spesso confondiamo politica e giornalismo. Il giornalismo italiano ha un po' questo vizio d'origine, no? Di venire dalla politica e poi di diventare proprio un qualcosa di autonomo. Ultimamente, secondo me, le cose stanno migliorando, cioè i giornalisti hanno acquisito una coscienza da questo punto di vista, che una cosa è fare il politico, una cosa è fare il giornalista. Quello che a volte accade è che chi racconta le cose scomode da parte del politico viene automaticamente etichettato come un rivale politico, mentre a me piace raccontare le cose negative, le cose spiacevoli che riguardano il PD, che riguardano i 5 Stelle, che riguardano i leghisti, che riguardano Forza Italia. Insomma, mi piace raccontare a 360 gradi. Ovviamente quando racconti una cosa che riguarda la Lega diventi comunista, quando racconti una cosa che riguarda il PD diventi grillino, quando racconti una cosa che riguarda la Raggi magari diventi PD-ino. Insomma, mi hanno detto di tutto, quindi ormai non ci faccio più caso. Quello del giornalista rimane comunque un lavoro di ricerca e approfondimento? Sì, diciamo che i giornalisti in questo momento devono affrontare un po' una sfida che è quella di internet. Quindi spesso bisogna resistere alla tentazione di andare appresso troppo ai social, troppo alle opinioni ed essere invece molto seri, cercare di dare informazioni sicure, certe, perché è l'unica cosa che possiamo dare noi giornalisti in più rispetto a Facebook o Twitter. Insomma, è chiaro che se una cosa ha il timbro di un giornale, di una testata, per esempio come il Fatto Quotidiano, deve essere una cosa seria, vera, verificata. Se uno scrive una cosa su Twitter può scrivere quello che vuole. Insomma, questo concetto che si sta perdendo soprattutto nelle generazioni più giovani che leggono e si informano sui social, secondo me dobbiamo stare molto attenti a rimarcarlo noi giornalisti.